Salve a tutti e bentornati qui sul canale di Greg79. Eccoci qui, come detto, in quest'altro nuovo tutorial sul corso Play. Allora, oggi vi faccio vedere, come avevo detto, quello dei liquami e poi vi volevo far vedere anche quella della coltivazione, ma più che altro ve lo volevo far vedere se anche questo qui fa come quello dei liquami, quando si utilizzano questi mezzi qui e come succede quando si utilizza quello lì che quando fa l'inversione utilizzando nel campo. Allora, come prima cosa partiamo qui. Io il percorso, quello del liquame, l'ho già fatto perché tanto, cioè, è uguale identico, cioè prendi un punto, cioè ormai sono tutti uguali. Allora, come è uguale anche questo qui, l'unica cosa è che quando si semina, adesso io vi faccio vedere il video che questo qui è liquamo, però è la stessa cosa che si può fare quando si semina. Non ho messo tanto liquame proprio apposta perché così dopo parte già subito. Allora, bisogna andare qui, come si vede, mo concimare e seminare. Infatti, come si vede, c'è la stessa, si possono fare tutte e due. Si viene qui, la larghezza, questo qui a 30, dobbiamo fare campo 20. Allora, qui siamo. Allora, siamo a nord. Ovest, dobbiamo andare verso est. Ok, allora adesso qui per il primo giro impostiamo questo qui disattivato, il secondo lo imposto attivato perché questo qui potrebbe essere un punto, se non che questo qui è parecchio lungo dietro, potrebbe essere un punto che potrebbe dar problemi. Così dopo li vediamo tutti e due come funziona con questo mezzo. Già ho fatto la prova qui e funzionava tutto bene. Adesso partiamo, lui accende. Poi c'è scritto riempimento fino al 100%, praticamente questo qui è quando lui va a fare il riempimento. Ah, aspetta che mi sono scordato una cosa, ferma percorso. Non ho aggiunto il percorso liquami. Allora, qual è che era questo qui? Aggiungi, usa, ah sì, è vero, aspetta che non consuma perché sembra che quando inizi in modalità facile se non vai a fare i cambiamenti qui lui o ti compra o ti utilizza quelle lì che c'hai te direttamente, che con lì va bene per quando fai utilizzare operaio che ti utilizza quelli del tuo, essendo che nel gioco normale non si riesce a far andare a rifornire da solo, quindi uno cosa fa? Gli dici di praticamente come se automaticamente lui rifornisse, è come se lui rifornisse automaticamente. Adesso lui tra un po' già finisce perché ho messo apposta proprio che faccia subito. Bisogna sempre ricordarsi di mettere anche i due percorsi combinati e spingere sempre su quello più. Adesso praticamente sta quasi arrivando alla fine. Lì c'è un pezzo dove c'è un po' una montagnetta. Lui appena finisce, si ferma, ritrae intanto prima lì i cosi. Come si vede i giri. Il consumo è altissimo perché adesso ho messo quello lì che ti dice pure quanto consumi, c'è la quando ritrai consuma praticamente il massimo. Adesso dopo lui che ha finito di ritrae, aspetta che adesso facciamo come abbiamo fatto nello scorso video. Aumentiamo un pochettino qua almeno quello dei campi così dopo ci mette almeno meno tempo per arrivare, che sennò qua ci mette un casino. Adesso vi faccio vedere più o meno fino solo al punto quando lui va direttamente a scaricare e dopo quando torna indietro prepariamo il percorso per quell'altro perché quell'altro c'ha parecchia strada da fare, quindi avrei potuto farlo anche in questo qui, di la verità, però essendo che adesso lui è fermo, se ne sta andando, dopo ci toccherebbe perdere troppo tempo, quindi adesso qua possiamo anche rimettere a 24.
tanto ormai adesso usa la velocità nostra, quindi no, perché adesso così facendo l'hanno sistemato parecchio bene, cioè per ora funziona tutto quanto. Poi oh, questo qui è molto cioè, se uno vuole fare proprio reale può benissimo mettere anche che utilizza il costo. Oh cazzo, l'ho messo proprio dove mi deve passare, dai che forse ce la fa lo stesso. Vabbè, ce l'ha fatta lo stesso, siamo andati bene. Avevo proprio sbagliato punto lo scorso video dove piazzare, come si vede adesso, questo che abbiamo sistemato qui, praticamente lui è... Aspetta, adesso facciamo una... vi faccio vedere... mettiamolo al 90%. Praticamente lui dovrebbe riempire fino al 90%, non al 100%. Aspetta, possiamo abbassare anche di più perché così almeno facciamo al 70%, dai che siamo quasi arrivati. Visto? Lui è arrivato al 70% e praticamente si può dire di quanto riempirlo se uno non vuole farlo riempire al massimo. Adesso mentre lui torna noi ci andiamo a fare questo qui. Questo qui in differenza invece bisogna fare lavori sui campi come il resto. Aspetta, questo qui la larghezza dovrebbe essere questa qui impostata 14,5, di solito ti dà già quella automatica. Campo 20, questo qui era come quello della Mititrebbia, quindi siamo a sud ovest, dobbiamo andare a est. Dov'è che me l'ha messo? Non lo vedo. Ah, non mi ha messo il percorso. Sei imbecille, ti ho detto percorso 20. Vabbè, aspetta, adesso andiamo un attimo prima a vedere qui. Lui adesso arriva prima in questo punto qua. E dopo si va a mettere automaticamente. Aumentiamo qui leggermente un attimo, perché sennò ci mettiamo 3 anni per arrivare nel punto. Quando vediamo che stiamo per arrivare la rallentiamo. Speriamo di riuscire a fare almeno l'altro giro, perché io ho messo poco, però devo fare anche due giri qua, perché dopo devo far vedere più o meno la strezzata dall'altra parte in quell'altra maniera. Adesso lui quando arriva in quel punto dove era prima si riferma, si apre e quando ha finito riparte. Non riesco a capire questo qua perché non voglia, forse perché non è che sono troppo indietro, sono vicino all'altro campo, quindi. E adesso è ripartito. Adesso vediamo come fa il giro. Dovrebbe fare quello normale che va avanti come ha fatto prima, praticamente come ha fatto nello scorso video, quello lì della che caricava la paglia. Questo qui quando c'è la comunità che c'è il posto conviene fare così, perché almeno è molto più veloce. Vabbè, ah, però dipende poi anche dal tipo di trattore. Questo qui, essendo che i cingolati sterzano molto di più, quindi non ha bisogno di fare prima la sterzata a sinistra poi la sterzata a destra, ce la fa automaticamente sterzando normalmente. Come solito, velocità di sterzata, se uno la vuole più veloce può sempre aumentarla. E adesso mettiamo questo qui attivato. Adesso voglio vedere perché sto cazzo di cosa non me lo vuole pigliare. Ah, ecco perché, ma vaffanculo, questo è il campo 14, non il campo 20, ma va a cagare, va. Eccolo qua.
che avevo appena fatto questo qui che era il campo 20, non so perché mi ero fissato che quello lì era il campo 20. Vabbè, abbiamo risolto il problema. Adesso aspettiamo che questo qui, vabbè, intanto allora facciamolo partire questo qui, tanto deve ancora accendere, si deve posizionare. Questo qui praticamente fa come quell'altro, però ha finito. Ma che sfiga, oh. Ma va a cagare, oh. Andava bene il 75% allora. Lui come al solito era aperto, l'ha richiuso e poi dopo te lo riapre, perché conviene tenerlo chiuso quando si fa questo concorso play, perché tanto te lo riaprono loro. Ma che cazzo di problema c'ha sto coso che vola? Ci avrà qualche bug un po', forse sta mappa in questo punto qui, oh. Adesso vediamo se ce l'ha soltanto il primo. Allora, qui adesso dovrebbe essere già impostato attivo, quindi dopo vedremo quando si gira i problemi, se te li dà anche questo qui. Di solito quell'altro dava parecchi problemi, quello lì delle quame. Eccoci qui ragazzi, siamo quasi arrivati. Questo qui è ancora qua che salta sempre uguale, non capisco che cazzo di problema abbia. Eccolo qui che è arrivato alla fine. Adesso lui deve tornare, torna indietro. Adesso vediamo se anche questo qui dà gli stessi problemi o ci si riesce con questo. Sembrerebbe per adesso che tende ad andare abbastanza dritto, quindi con questo qui forse ce la facciamo anche. Adesso bisogna vedere in questo punto quando si gira. Ecco, adesso vediamo qui che i problemi si hanno quando... Beh, però dai, che sembra che almeno con questo qui andiamo anche abbastanza bene. Però non riesco a capire perché sto coso tende sempre a saltare in questo punto. Però come si vede funziona bene anche... Allora dopo vi farò vedere, dato che i problemi ce l'ha con questo qui, dopo vi faccio fare un pezzo con questo. Allora adesso qua, vabbè, mi arriva qui, si è fermato un po' più indietro stavolta. Adesso vediamo come fa. Allora lui è arrivato, è attivato, cosa fa? Torna indietro. Questo qui come si vede lo fa bene, invece avevo utilizzato sempre il Challenger, quello lì più grande snodato, non andava per niente bene quando andavi indietro. Adesso dopo al massimo facciamo una prova a vedere se, almeno per farvi vedere più o meno cos'è che faceva quando si utilizzava quello. Io credevo che lo faceva anche quello lì, funzionava in quella maniera, invece in quello lì ho visto che funziona bene. Tanto adesso andiamo indietro solo per farvi vedere più o meno come funziona quando si utilizza questo qui, come funziona. Dopo lo fermo subito, dopo che quell'altro ha girato, tanto sta quasi arrivando. Sì, questa qui come si vede è molto più lenta, però è fatta apposta per i campi, per quando si utilizzano quelle mappe che... Allora adesso mettiamo sempre, cambiamo questo qui, stavolta veramente campo 20, è già impostato a 30. Allora questo qui dobbiamo mettere, era, mi sembra che eravamo a nord, però qui, perché è di là, nord ovest verso est dovrebbe essere. Adesso facciamo una prova provando a mettere tutto. Sì, la freccia va di là, quindi va benissimo. Gli diciamo il punto più vicino, quindi è questo qui.
e quindi lui parte subito subito. Adesso andiamo a impostare attivato, così dopo vediamo, vi faccio vedere più o meno come si comporta quando utilizza. Dovrebbe essere uguale, credo, a quello lì del Challenger, alla fine c'ha lo stesso movimento, quindi credo che sia uguale identico. Perché che poi facendo quello lì non solo che ci mette un'eternità, ma prima o poi dopo riesce a girare, cioè dopo un po' ce la fa a fare il giro, però ti perde il pezzo all'inizio, quindi alla fine non conviene neanche per quel motivo, anche perché tipo ci mette del tempo, però dopo te lo fa bene, va bene, però invece te lo fa anche male, quindi non ha senso utilizzare quello lì. Però di solito, come ho detto, questo qui si ha quando si usano delle mappe, di solito che c'è anche parecchio spazio, perché essendo che sono grossi ci mettono, girano anche abbastanza perché sono snodati, però hanno sempre bisogno di parecchio spazio per poter fare manovra questi qui, quindi per forza che bisogna utilizzare in delle mappe, ma tutti, cioè, i mezzi bisogna utilizzarli in nei tipi di mappe. Se uno vuole utilizzare una mappa piccola non può utilizzare tipo una mettiterebbe gigantesca, lo stesso, anche se vuole far veloce. Eccoci qua, siamo quasi arrivati. Adesso lui, vedi, torna, hai visto come fa? Ecco, vediamo un po' se lui riesce, perché quell'altro del Challenger dopo un po' si incastrava. Vediamo se è proprio lui che è forse che sterza meglio a differenza di quello del Challenger. Sembrerebbe che questo qui vada molto meglio però, questo della New Holland, perché è stato molto veloce, cioè più che altro c'ha una buona giro quando sterza. Non so, forse perché quell'altro, forse ci avevo messo le tre gomme, perché quell'altro avevo messo, praticamente avevo preso quello lì con le tre gomme di fila, che c'ha praticamente tre gomme per ogni lato. Allora non so se forse c'erano le gomme che, essendo che è più largo, sbattevano contro qualcosa, non lo so, però come si vede invece si sta andando benissimo, quindi ho fatto bene a fare la prova anche con questo, così dopo almeno abbiamo visto che con questo qui sì, tende a sterzare di continuo perché però almeno lo fa bene. Quello lì adesso non so se è per colpa delle gomme o è proprio lui che sterza, non so, perché forse tendo che ci ho messo anche l'altro, questo qui puoi mettere al massimo due gomme, solo doppie gomme, tripla gomma non la puoi mettere, quindi non so se era la tripla gomma che sbatteva, poi quello lì non so se è anche più largo. Allora forse perché lui praticamente quando girava, sterzava, si incastrava qui nell'angolo, quindi lui spingeva spingeva ma non andava bene. Invece questo qui tende a sterzare sempre di continuo, però si può utilizzare lo stesso come si vede. Adesso praticamente vi faccio vedere quando non è impostato, dato che siamo qui, vi faccio vedere quando non è impostato l'altro percorso, di andare a scaricare che cos'è che dice, che cos'è che fa, perché fa due cose diverse. Stiamo quasi arrivando alla fine, tanto ce la facciamo a finire perché ormai ha finito, quindi la strezzata è molto più avanti. Eccoci qua, quando lui praticamente finisce, lui lo chiude lo stesso il coso, però qui viene scritto l'attrezzo deve essere rifornito e quindi lui sta fermo fino a quando non viene rifornito, quindi o bisogna farlo te prendere, andare a portarsi, poi se uno si è portato qui un coso vicino lo può andare a rifornire da lì. Adesso fermiamo tutto e siamo a posto. Direi che per questo video è tutto, ci risentiamo per il prossimo, adesso poi vedremo che cosa è che fare, cioè, se uno vuole fare, vuole una cosa specifica può sempre scriverlo qua sotto nei commenti, se vuole subito una cosa specifica, se no dopo vedo io cosa fare. Ci vediamo per i prossimi video, ciao ciao a tutti.